Partiranno da Fano con l'obiettivo di centrare la qualificazione europea e con in testa il sogno Stati Uniti. È un evento sportivo di grandissimo spessore quello che dal 20 al 23 giugno coinvolgerà l'intera regione Marche e che partirà proprio da Fano, città scelta per la cerimonia di inaugurazione dove parteciperanno oltre 800 persone. Gli sport in questione sono due, baseball e softball, e l'evento è il 18° torneo delle regioni, manifestazione che farà da trampolino di lancio alle 5 squadre vincitrici per i campionati europei e successivamente per le World Series in programma negli States ad agosto, al quale assistono in media 60.000 spettatori a partita. Ecco perché quella in programma tra Sassoni e Lido giovedì 20 giugno dunque sarà molto più che una semplice passerella per giocatori e tecnici che si ritroveranno alle 17 di fronte al Pesce Azzurro per mettersi in marcia fino al Lido dove si terrà il simbolico taglio del nastro. Le 46 squadre partecipanti, in rappresentanza di 15 regioni, partiranno poi alla volta dei vari campi da gioco. A Fano se ne fermeranno circa 100, provenienti da Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Marche, Piemonte e Trentino, della categoria Junior League, e di cui fa parte anche il fanese Noel Crestaz, selezionato dal commissario tecnico regionale, così come il suo compagno di squadra del Fano Baseball, Mirko Ricci Lucchi, che invece giocherà a Montegranaro la Little League. L'evento, oltre che sportivo, assume una rilevanza turistica importante, visto che alloggeranno per 3 giorni a Fano circa 300 persone tra giocatori, allenatori e arbitri, con le partite che si disputeranno al Seagull Stadium della Trave, sotto il coordinamento della società Fano Baseball.